Benissimo ragazzi e ragazze, possiamo continuare su Raid 5 in collaborazione con Plyon Italia ed in compagnia del vostro Diablotex, quindi come sempre ringrazio tutto lo staff di Plyon Italia per avermi concesso questa collaborazione, ringrazio Sara di Plyon Italia per la sua gentilezza, per avermi inviato un codice di Raid 5 in versione PlayStation 5 da portare qui sul mio canale YouTube, ringrazio tutti voi che mi seguite, tutti i miei iscritti, chi iscritti, iscritte, insomma, chi passa qui di passaggio, chi vede un gameplay, insomma ringrazio tutti, possiamo continuare. Detto questo, io ho fatto un po' di crediti, ovviamente ho ripetuto delle gare di campionato, vi faccio vedere un attimino, ho ripetuto queste gare qui di campionato qui, adesso ho potenziato un altro po' la moto e io voglio ben sperare che riusciremo a fare qualcosa, ripeterò tutte e quattro queste gare perché sinceramente come si può dire, vorrei fare in vostra compagnia che si va avanti nel campionato, però bisogna vedere un attimino se riuscirò nell'impresa, perché sempre l'ho potenziata o non posso troppo elevare, perché se supera i 700 diciamo di potenza non fa entrare nel campionato in questione, quindi ho dovuto mantenerla su 655, non posso andare purtroppo oltre. Speriamo che vadano bene queste quattro performance, queste gare che andrò a ripetere, che se ricordo benissimo dovrebbero essere tre gare e una prova a tempo, quindi che ho portato ovviamente nel gameplay precedente, però questa pista era andata abbastanza male perché se ricordate, come avete letto lì giù prima della gara, ero arrivato in 20ª posizione, quindi ultimo. Io almeno vorrei provare a fare i punti per sbloccare il prossimo campionato, poi vediamo cosa ne verrà fuori, Poi vediamo cosa ne verrà fuori. Però qui non si trova, vabbè, hanno il vizio di buttarsi addosso, non è che... No, no, qui devo rallentare, ragazzi, devo rallentare, punto. Devo rallentare, non si discute. Via. Diciamo che in certe curve dovrei azzardare un po' di più, ragazzi. Dovrei mettere un po' più di grinta, un po' più di coraggio e tutto quel che è. Però finché siamo messi così, che ho le moto con il fiato, i piloti con il fiato sul collo, non credo sia la condizione giusta di fare troppo il balordo in pista, ecco. Questa è una curva veramente maledetta, ragazzi. Eh sì, è una curva che veramente... Sto cercando di fare del mio meglio attualmente, meglio di questo non posso fare, quindi godetevi la gara, godetevi la gara, godiamoci la gara, ai ai ai. Non volevo farti nulla, promesso, Io diciamo che corro sempre nella maniera più pulita possibile in confronto a questi piloti guidati dagli A, quindi io personalmente vado, cerco di essere sempre molto corretto, Poi vediamo un po', vai, adrenalina qui, l'adrenalina che sale a 1000 adesso, Mi sta salendo l'adrenalina qui, ragazzi, attenzione. Ho rallentato troppo qui, sì, ho rallentato troppo. Veramente ho rallentato troppo, ragazzi, sì. E vabbè, dai, la quarta posizione non è male. Se calcoliamo che in precedenza ero arrivato in 20ª posizione, adesso quarto, credo che non... Al momento non mi posso lamentare, ragazzi, no, attualmente veramente, ecco qui, quarta posizione, sono 28 punti, che al momento vanno bene, non sono male,
Ok, livello 9, va bene così, via. Prossima gara, vediamo un attimino cosa ci sarà da fare qui adesso. Non ricordo il circuito in questione, qual era il circuito in questione. So che però alla terza prova abbiamo l'attacco al tempo. Ok, qui eravamo arrivati in ottava posizione, quindi cercherò di migliorare anche qui la mia posizione. Magari da ottavo cercare di migliorare in settima posizione. No, sto scherzando, vorrei cercare di fare qualcosa molto 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 di meglio, però vediamo quello che verrà. Non possiamo pretendere fare pronostici, perché sapete benissimo che sono piste un po' balorde, ma i balordi sono i piloti che abbiamo lì sul circuito, ma su questo non possiamo farci purtroppo attualmente nulla. Vediamo un po'. Presentazione del circuito, come sempre. Poi magari, ragazzi, se riusciremo ad andare nel prossimo campionato, uno o due circuiti lì, possiamo anche partire con quel campionato. Non so, per adesso ho 28 punti, quindi 28 punti, sì, credo 28 punti, che non sono male. Non sono male 28 punti. Ovviamente partirò ottavo, sì, credo. Eh sì, sono partito ottavo, ragazzi. Ottimo, così ragazzi, andiamo. Stava sbandando la moto, non so se avete visto, però stava sbandando, ragazzi, la moto. Ecco, qui avrei dovuto accelerare un po' di più, però non voglio rischiare, ragazzi, non me la sento, quindi diciamo che va bene così. Al momento diciamo che va bene così, Vai. Non volevo toccarti, no, non volevo toccarti, ci mancherebbe. Eh no, qui bisogna frenare, che siamo pazzi. Qui bisogna frenare, ragazzi. Non facciamo balordate, diciamo, ecco. O baggianate, fate un po' voi, comunque. Dai, primo giro non possiamo lamentarci, primo giro, seconda posizione, non possiamo lamentarci, su. Non possiamo assolutamente lamentarci, Comunque il gioco è divertente. Se non fosse per l'intelligenza artificiale che ti vengono addosso i piloti, sarebbe sarebbe molto, però comunque diverte il titolo, quindi. Ecco, qui mi sono allargato troppo, non va bene. Mi sono un po' allargato troppo e non va bene, perché si perde anche tempo, Vediamo un attimino. Ok, no, qui ragazzi, non me ne volete, ma devo rallentare per forza, non me ne volete lì. Ah, il terzo posto ce l'ho dietro proprio, Sono stato raggiunto come se non ci fosse un domani, vabbè. Mi metterò in scia come se niente fosse, ragazzi, mi metterò in scia qui, vediamo. Ho dato un colpo di acceleratore in più, però non. Meglio così, meglio non rischiare più di tanto, ragazzi, Assolutamente, meglio non rischiare più del dovuto, perché. Meglio non rischiare più del dovuto. Ok. Questo no, vabbè, perché non ho avuto molto coraggio io ad azzardare in qualche curva, altrimenti l'avrei anche superato, Eh sì, anche da un po' di tempo, credo.
l'avrei superato anche un po' da un po' di tempo, sì. Ho tenuto la moto, ragazzi, non so se mi spiego, eh. Sono riuscito a tenerla in equilibrio, diciamo. Vabbè, dai, seconda posizione, dai, non ci possiamo lamentare, eh. Assolutamente non mi lamento, ragazzi. Seconda posizione per me va benissimo così, va benissimo in questo modo, va molto bene in questo modo. Comunque siamo sul podio. Comunque siamo sul podio, ragazzi. Siamo sul podio, eh sì. 4000 crediti. Vai, livello 10. Perfetto. Perfetto. Adesso ci sarà la prova a tempo, ragazzi, eh sì. Prova a tempo. Abbiamo sbloccato già il prossimo campionato. Questa è già una notizia che a me piace. Però a questo punto faremo anche le altre due gare del campionato precedente, perché comunque se mi posso migliorare. E poi comunque sono crediti. Poi non mi piace interrompere la serie, quindi sono quattro circuiti, li faremo tutti e quattro, ecco. Tanto qui la prova a tempo, che per poco. Peccato che, se ricordo bene, solo un giro ci dà a disposizione. Vabbè, però dai, non fa nulla. Ci si accontenta. Siamo a Monza qui, ragazzi. Sì. Siamo a Monza, ragazzi. Eh sì. E vai. Prova a tempo. Qui punterò a fare un terzo posto, ragazzi, perché di più non. Giusto per prendere quei punti. Quei pochi punti, diciamo, no? Giusto quei punti che ci servono, eh? Giusto quei punti che ci servono, sì. Iniziamo? Iniziamo? Si va, ragazzi, si va, si parte. Ho esagerato con l'acceleratore? Come sempre, ho detto io. Ho esagerato, sì. Avrei dovuto frenare prima. La fortuna che non ho preso la penalità, perché non ho tagliato, però ho perso tempo, quello è il problema. Che ho perso un po' di tempo, molto tempo. Comunque va bene così, dai. Diciamo che la moto non regge benissimo, e non regge benissimo perché comunque slitta un po' dietro, eh. Molto molto bene, ragazzi, molto molto bene. Andiamo. Non so se ce la farò, ragazzi, veramente non. Non credo, non credo. Ho perso veramente troppo tempo, sì. Ho perso veramente molto molto tempo, sì. Troppo ne ho perso, sì. Comunque si corre qui, non è che. Una bella curva, sì, molto impegnativa, devo dire. Ce la farò, ragazzi? È tutto nel destino qui, eh. Eh no, ho detto che ho perso troppo tempo, sempre per poco. Vabbè, prova fallita, andiamo avanti. Questa la ripeterò per fatti miei più avanti, tanto il prossimo campionato è sbloccato, va bene così. Però cercherò di migliorarmi anche qui, che ero arrivato in 20ª
posizione, quindi qui cercherò di migliorarmi. Senza, allora, ma andiamo avanti senza che perdiamo tempo, tanto è la solita scena che fa vedere. Guardiamo la presentazione del circuito in Spagna e poi andiamo avanti. E poi si prosegue. Comunque dai, non mi posso lamentare, ho sbloccato il prossimo campionato, quindi va bene così, eh. Va bene così, ragazzi. Vediamo un po' se riesco a migliorarmi qui. Mi riuscirò a migliorare, non lo so, vediamo. Anche in questo circuito, non lo so. Lo scopriremo tra poco. Devo rivedere un po' il circuito perché mi sono già dimenticato delle curve e tutto il resto, quindi non me ne volete. Che onestà, ragazzi, come gioco pulito, eh? Beh, io gioco pulito, ragazzi, poi vai, andiamo, beh. Bello, così mi piaci, vai. A parte la prova a tempo, il resto sto facendo abbastanza bene. A parte la prova a tempo, che però, vabbè. Ecco qui, e ho sbagliato io. Vabbè, no, no, cerco di non cadere. Cercherò di non cadere e di non tagliare, quindi... Errore mio, ragazzi, vado per le fresche, diciamo, fratte lì, no? Scusatemi per l'errore, cercherò di riparare all'errore che ho fatto lì in precedenza, eh. Tanto ci sono altri due giri, quindi... Altri due giri in questione, eh. Andiamo, andiamo qui, via. Sto giocando non tanto bene qui. Ah, ho anche una penalità di 158 millesimi lì, vabbè. In allungo magari lo posso recuperare. Non credo che... Credo che potrebbe comunque tranquillamente, quella penalità è misera, quindi la possiamo gestire. La posso gestire, voglio ben sperare. La posso gestire, non lo so, lo scopriremo insieme andando avanti, ragazzi. Non lo scopriremo di certo così, quindi... Che bello. Qui è dove ho sbagliato prima, eh. Qui è dove ho fatto prima l'errore. Ecco. No, non tagliare, non tagliare. Un secondo, ragazzi. Un secondo di penalità, vabbè, non mi interessa. Un secondo di penalità, vediamo un po'. Vediamo un po'. Purtroppo in quei punti lì, ragazzi, in certi punti purtroppo faccio errori su questo circuito, non posso farci nulla. Comunque, se mantengo così, diciamo che la penalità è come se non avessi fatto la penalità, perché sono a un secondo e tre in meno, quindi diciamo che dovrei mantenere bene comunque, però staremo a vedere. Staremo a vedere qui. Bene. Forse ho rallentato un po' troppo, ma non mi interessa.
Comunque qui è arrivato ventesimo, quindi sto migliorando e di molto anche. Sto migliorando di molto, ragazzi, eh sì. Bene, così, bene, molto bene. Un secondo e due. No, no, rallentiamo perché non posso fare sbagli qui, eh. Altra penalità, non devo accumularla perché poi... Vorrei mantenere il primo posto se possibile, ecco. Ecco, adesso vedete, già ho fatto meglio queste curve qui dove... Dove prima, insomma, ho fatto per due giri l'errore, quindi diciamo che qui ho rallentato e... Ma in allungo riprenderemo, speriamo. Speriamo bene. Ragazzi, no, no. Vabbè, è andata male, dai. Nel finale ho voluto far troppo. Vabbè. Secondo con la penalità, penso quarto, eh. Credo quarto, vediamo un po'. No, terzo, dai. Non ci lamentiamo, su. Terza posizione. 32 punti, quindi siamo a posto. Qualcosina abbiamo fatto. 8000 crediti. Va bene così, ragazzi, dai, va bene, non ci lamentiamo. Dai, terza posizione, non possiamo lamentarci. Sì, ho fatto io degli errori, ma ci possono stare. E qui medaglia d'argento e qui bronzo, dai, vabbè, tranquillamente. Comunque, qui quanti punti abbiamo fatto? 96 su 145. Allora, vediamo qui cosa ci attende, ragazzi, eh? Vediamo un po'. Sempre la... Ah, un testa a testa abbiamo qui. Abbiamo un testa a testa, ragazzi. Ma posso entrare? Sì, penso di sì. Penso di sì, eh. Quindi una gara sola qui abbiamo. Vabbè, vediamo la presentazione e poi vediamo il resto, eh. Il fatto è che anche il fattore di commentare, ragazzi, un po' può portare a distrazione, quindi quello che sto facendo, calcolando l'intelligenza artificiale del gioco, più devo commentare, così io credo che... La sua prima passione sono state le auto. È lì che hanno iniziato a chiamarlo Fast Charlie. Dopo aver vinto a Daytona su quattro ruote, vuole ripetersi anche su due. E a 34 anni ha tutta l'esperienza per salire spesso sul podio. Va bene. Dicevo, devo commentare tutto, quindi la difficoltà è un po' più... C'è un po' più possibilità di distrazione, quindi... Vediamo un po'. Qui un testa a testa, ragazzi, ma con la stessa moto, mi sembra, no? Mi sembra di sì, eh. Ma un testa a testa a tempo, non ho ben capito. Vabbè, io sono primo per adesso, eh. Per il momento sono in prima posizione, poi... Per il momento, poi vediamo. Certe curve dovrei prenderle meglio, eh. Beh, dovrei, poi. Il fatto è che qui è una pista un po'... ecco, un po' particolare, stavo dicendo io, quindi... Ah, ok, sono tre giri, quindi diciamo che
Non sarà semplicissimo. Eccolo qui, si è rifatto sotto, eh. Ovviamente ho perso io del tempo e quindi lui ne approfitta. Ho perso molto tempo, ragazzi, sì. Poi la gara me la voglio che cosa mi devo giocare più adesso? Cosa mi devo giocare più? È finita. È finita. Però è stata colpa mia lì, eh. Lì è stato un errore mio. Io non metterò nessun rewind e... no. Non riavvio, ragazzi, perché non mi sembra corretto, quindi... Però così è anche vero che tanto quello lì non posso riprenderlo più, eh. Secondo me non posso assolutamente raggiungerlo, però vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede, magari... Ho recuperato un po', però 7 secondi sono tanti, eh. 7 secondi sono veramente tanti, ragazzi. Sono veramente troppi, sì. Qui forse ho migliorato qua. Ai ai ai. Vabbè, dai, finiamo a fare la pista e basta. Come va, va. In che modo va? Va, ragazzi, non ci interessa. Sapevo che non sarebbe stato facile, però. Però. È anche la prima volta che faccio questo circuito, quindi ci può stare, no? Credo di sì. Credo che purtroppo ci possa stare. Ma non arriverò neanche terzo, secondo me, quindi buh. Vediamo. Sto spingendo al limite. Sì. Sto spingendo al limite, ragazzi. Per quello che mi riguarda, eh. Sto veramente spingendo al limite, poi cercheremo di vedere e di capire quel che succederà, eh. E beh. No, dai, un'altra caduta non ci voleva, dai, vabbè. Sì, facciamone anche un'altra di caduta, no? E certo! Ne faremo anche un'altra, l'ho detto io. È finita qui, no? Vabbè, è finita. Ora è proprio... Vabbè, anche io mi sono un po' infastidito, ecco, quindi ci può stare che... Mi sono infastidito, quindi è normale che non gioco più bene. È normalissimo, ragazzi. Vabbè, è normale, mi sono infastidito oramai, quindi... Oramai mi sono molto infastidito, quindi non è il caso di... di continuare, ecco. Sarò settimo, ottavo, vabbè, oramai è andata, ragazzi. Vi chiedo scusa, ma quest'ultima performance è stata veramente... Lasciamo stare. Non commentiamola, eh. No, non la commento. Non voglio commentarla, ci mancherebbe. Vediamo un po'. Finita. E beh,
Vediamo cosa succede. 20 punti li ho presi. Non male. Pensavo peggio. Pensavo molto peggio, vabbè. Lo so, la desola... Ah, vabbè, secondo, giustamente, eravamo in due. Non è che... Vabbè, però abbiamo sbloccato la moto e il prossimo campionato, quindi... L'abbiamo comunque sbloccata la moto, ragazzi, quindi la carriera può proseguire, ma con il prossimo episodio. Nuova moto vinta, e beh... Non male, molto... Sì, mi piace, ragazzi. Allora, qui abbiamo tre gare che ovviamente andremo a fare. Voglio riprovare il testa a testa e poi chiuderemo il gameplay. Se a voi sta bene, anche se magari mi vado a migliorare di un millimetro, è sempre qualcosa. È sempre qualcosa, Vediamo. Vabbè, senza che riguardiamo la presentazione, l'abbiamo vista prima, andiamo direttamente al sodo, ragazzi. Magari se riuscirò ad arrivare secondo, a me sta anche bene. Com'è che è diversa la moto e adesso è gialla? Vabbè. Proviamo, Mi accontento di cercare di migliorarmi a prendere la medaglia d'argento, non è che voglio... Non è che pretendo grandi cose, insomma, Sia chiaro, sia... Ok, via. Voglio cercare di fare un po' meglio, perché prima poi a un certo punto mi sono infastidito e quindi ho iniziato veramente a giocare male, molto molto male, devo ammetterlo, però adesso voglio riprovare. Niente di chissà che o cosa, È complessa, è un po' difficile, però è un po' difficile qui la gara. È un circuito un po' particolare, sì, devo essere sincero. Qui abbiamo la curva, fermi. Doppia curva, ragazzi. Andiamo. Comunque non sto andando malissimo, No. Male, male, male non sto andando. Neanche molto bene, però. In allungo riprende, però, Sì, in allungo... Corre anche lui, sì. Anche lui si fa valere con la sua moto, sì.
Ecco, non devo esagerare qui, ragazzi, perché le curve sono pericolose, queste curve che sono qui. Sì, sono molto pericolose, quindi... Forse ho rallentato un po' troppo, sì. Devo ammetterlo che ho rallentato un po' troppo, ma non posso far nulla, è così. Molto molto bene, via. Ragazzi, non vi lamentate perché adesso me la sto cavando abbastanza bene, quindi non vi lamentate. Lo so, in certi punti faccio troppi rallentamenti che magari potrei evitare, potrei fare qualcosa meglio, però quel qualcosa meglio in confronto a prima lo sto facendo, in confronto alla prima volta che ho portato a termine questa prova, quindi bisogna portare conto anche di questo. Un margine di miglioramento lo sto avendo, insomma, quindi... Ok. E adesso ci rimettiamo in rettilineo, sì. Ci rimettiamo in rettilineo qui, ragazzi. Dai, su. Sta andando abbastanza bene, non mi lamento. Non mi lamento, ragazzi, assolutamente. Assolutamente non mi lamento, no. Assolutamente non mi lamento. Guardate qui, ragazzi, guardate che bello. Guardate che bello qui, eh. Secondo me, se continuo così, me la posso gestire anche secondo, primo posto, quindi... Dai, che mi piacerebbe arrivare primo, anche perché potrebbe essere la mia prima medaglia d'oro, no? Quindi una soddisfazione che non sarebbe veramente male. Ai ai ai. Ragazzi. Un errore grossolano, veramente grossolano, sì. Mi sono giocato la medaglia d'oro. Me la sono giocata? Molto probabilmente sì, eh. Molto probabilmente sì, non lo so, vediamo. Abbiamo le ultime curve e poi si va in rettilineo. 3 o 4 curve, credo, eh. Non di più, non di più. Vai. Il mio pezzo forte, ragazzi, il rettilineo, lo sapete, no? Quindi... Ah, abbiamo una penalità, vabbè, una penalità veramente misera, poco, poco. Di penalità è poco, neanche... No, non ci farà danno, su questo è certo. Dai che questa volta si arriva primo. Dai che questa volta si... Arrivo primo, ragazzi. E andiamo. E andiamo, ragazzi. Che gara. Trofeo sbloccato. Posizione primo. Mangia la mia polvere. È così che deve andare. Devi mangiare la mia polvere, Ciccio. Livello 13. Bene. Ottimo, ragazzi. Veramente ottimo. Primo. Siamo sul podio. Che bello, ragazzi. Chiudere questo gameplay in questo modo con una prima posizione. Ah, vedete che bello. Si colora... Quindi qui se farò tutto oro, bellissimo, ragazzi. E poi andremo avanti qui. Saranno 3 gare, ma questo lo scopriremo nel prossimo episodio di Raid 5 in collaborazione
con Playon Italia ed in compagnia del vostro Diablotex. Quindi, come sempre, ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso questa bellissima collaborazione su Raid 5. Ringrazio Sara di Playon Italia per avermi inviato un codice di Raid 5 in versione PlayStation 5. Ringrazio tutti gli iscritti, le iscritte che mi seguono. Se vi farà piacere, lasciate un like sotto il gameplay, lasciate un commento, condividete il video. Io vi do il vostro Diablotex, vi dà appuntamento al prossimo episodio. Grazie di cuore a tutti e a tutte per il vostro fantastico supporto e appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti e alla prossima.